Dopo l'esploit della settimana scorsa in casa del Nova Feltre, a morale alle stelle per la compagine allenata da mister Ricci Puti, il Bacchia Cesenatico invece attualmente a quart'ultimo posto della graduatoria è chiamato a fare l'impresa esterna. La squadra di Bertazzini è la seconda formazione in questo torneo ad avere il minor numero di pareggi, ben 4 dietro solo a Sant'Ermite, ferma quota 1. Obiettivi diversi per ambedue le formazioni, con il Bellaria che vuole ottenere quanto prima la meritata salvezza. L'avvio però è disastroso, non a caso una discesa di Federico Mazzarini porta l'attaccante ad eseguire una perfetta protezione del pallone facendo venire mal di testa alla retroguardia locale, azione che ricorda quella di Paolo Di Canio in un Napoli-Milan deciso da un suo solo nel 94-95, solo che Mazzarini al momento del tiro cross trova sotto misura la zampata vincente del compagno Faggi, con gentile dormita del portiere Mignani, 0-1. Primo tempo a varo di emozioni, sul tabellino si annotano due conclusioni dalla distanza da una parte e dall'altra, nell'ordine Vitalino spedisce alto, Chiussi invece chiama una comoda e semplice parata a Magnani, ripresa decisamente più avvincente se così vogliamo dire, il Bellaria recupera palla a centrocampo, Aragao innesca in delicato, che prima di infilare il pallone nelle spalle di Magnani viene stoppato dal fischio del direttore di gara per posizione di offside. Il Bacchia ringrazia e prova a chiudere la partita con un calcio di punizione di Matteo Candoli che sbatte sul montante alto della porta difesa da Mignani. Dall'altra parte altro calcio di punizione che porta alla respinta di pugno Magnani. Lo stesso portiere deve ripetersi in uscita nel chiudere lo specchio della porta all'attaccante indelicato, provvidenziale in questo caso. Il Bellaria insiste nel proprio pressing offensivo, Chiussi scodella al centro, indelicato si lamenta per una trattenuta non sanzionata dal direttore di gara che tuttavia fischierà poco dopo quando Aragao, di esperienza di furbizia, si procura questo penalty cercando anche il contatto che c'è con il numero 4 Faggi. Il replay ci chiarisce ogni dubbio. Dal dischetto si presenta Bomber indelicato che non senza patemi ristabilisce la parità in campo, con Magnani bravo nell'intuire la direzione del pallone ma sfortunato nel tentativo di respinta. Il Bacchia non demorde, Seid Kwatia dalla distanza cerca di piazzare la sfera nel set, pallone che si alza sopra lo specchio della porta difesa da Mignani, Mazzarini invece porta palla nei piedi di Candoli, cui tentativo termina tra i guantoni di Mignani dopo uno slalom ed applausi. Il Bellaria risponde con il solito indelicato, comoda presa in questo caso per Magnani, dall'angolo invece arriva a saltare di testa Ugone, non centrando il mirino, Bacchia anche sfortunato. Occorre dirlo, ma quando Chiussi innesca in delicato in velocità è ancora Magnani a rispondere presente in uscita, onde evitare pericoli maggiori. Quando invece Aragao decide di divertirsi sono invitanti cocktail per tutti, con Facondini che si dimostra però indigesto sia nel primo che nel secondo caso. La disperazione dell'attaccante si nota, lo stesso numero 11 allora prova a farsi perdonare con questo solo che termina in bocca a Magnani, ma se di numeri 11 si parla Mazzarini sul versante opposto chiama l'intervento Mignani. Duello che prosegue con Facondini che impegna Magnani e con l'affondo di Mazzarini che si spegne al lato. Fine dell'ostilità, ma in una battuta potremmo dire che dal Nanni il nostro inviato Giacomo Alpini riesce a trovare un sorriso. Se è vero che chi trova un amico trova un tesoro, potremmo dire che dopo il primo tempo visto all'opera, a volte chi trova un amico trova anche una palla al piede. Cosa non si fa per l'amicizia e per riprendere senza offesa per nessuno partite di tale emozioni. Grazie a Giacomo Alpini.